Immagino che tutti noi ci ricordiamo della storiella della Bibbia di Esaù che vendette la sua primogenitura per un piatto di lenticchie. Il piatto di lenticchie è la primogenitura. Non a caso si mangiano le lenticchie il primo dell'anno che portano soldi, no? Quindi le lenticchie, il denaro, il successo, la fama del mondo ordinario, l'accesso ai luoghi, ai luoghi pubblici, ai mezzi di trasporto, l'accesso alla normalità, alla maggioranza. È la primogenitura, il diritto di nascita, o quella qualità spirituale, potremmo dire, no? La propria vera natura. Ora, potremmo dire che la scienza ha rotto. Cosa intendiamo con la scienza ha rotto? La scienza ha rotto la grande catena dell'essere, dove materia, vita e coscienza sono insieme. Ha corrotto nessun uomo, nessuna donna che voglia realizzare se stesso può scindere e fare una scelta materiale a scapito di quella spirituale. Eppure, l'importante è sopravvivere, l'importante è andare avanti e combattere qualsiasi malattia, il problema è allungare la vita. Non importa se è a scapito di vendere la sua primogenitura, di dimenticare l'anima, di dimenticare lo spirito. Non importa se poi finirai in una RSA con l'Alzheimer a nutrire i target televisivi. Non importa. Mangia il tuo piatto di lenticchie. Ora, perché è così grave? È così grave quello che sta succedendo? Perché c'è questo messaggio: mangia il piatto di lenticchie della sopravvivenza, a scapito della tua anima, del tuo sé, della tua coscienza, lasciare da parte quello che conta. Sono le cose concrete, no? Quello che conta è il lavoro, il denaro, la sicurezza. Sì. Ma perché è così grave? Perché c'è questo squilibrio? Lo squilibrio. Se tu nutri il piatto di lenticchie a scapito della primogenitura, a scapito del tuo daimon, a scapito della voce interiore, se tu ogni volta che tu dici sì, ma d'accordo però, ecco, stai mangiando il piatto di lenticchie. E che cosa puoi fare in questa situazione, di fronte a questa sfida epocale, a questa strettoia? Cerca di non dire mai sì, ma vabbè, però. Cerca di seguire il sé, il daimon, la voce interiore. E ne usciremo tutti migliorati, avremo forse smascherato questo subdolo gioco del piatto di lenticchie.